DPCM redatti dal governo italiano non si parla mai, e dico mai, della movida, non si parla mai degli operatori del settore, non si parla mai dei locali notturni. I locali notturni sono stati i primi a chiudere per emergenza Covid-19. Da febbraio ad oggi non si parla di una possibile riapertura. Più di 2.500 aziende, circa 90.000 operatori nel settore, tra DJ, barman, camerieri, fattorini, tecnici, fornitori di audio e luci, fornitori di bevande alcoliche e non alcoliche. Nessuna risposta per loro. Noi oggi a TVTV facciamo un appello alle nostre istituzioni per chiedere una possibile ripartenza del mondo della notte. Noi non siamo brutti e cattivi. Noi non siamo le pecore nere della discoteca, della movida, del mondo della notte. Noi siamo operatori del settore che portiamo divertimento, allegria, cultura musicale. Con le giuste cautele, rispettando la distanza e la salute altrui, vogliamo lavorare. Vogliamo lavorare per noi. Vogliamo lavorare per voi. Vogliamo lavorare per le nostre famiglie. Mario Caminita, DJ, speaker radiofonico, conduttore televisivo, musicista. Ed è qui che ti voglio, perché io oggi ti voglio fare una domanda sia come DJ che come musicista. Ma anche ex gestore di locale. Ma io, siccome abbiamo ho avuto... fatto anche l'attore, ma niente... ma pure l'attore va! Non mi faccio mancare niente. No, allora sono... Mario, figura DJ, figura musicista. Come li vedi in una prossima ripartenza? La ripartenza sarà lenta, si riscriveranno le regole, speriamo che possa sparire il sommerso, speriamo che i DJ possano tornare in discoteca, che i pub mettano musica in sottofondo, facciano quegli eventi di intrattenimento che non diventino posti per ballare e che ci siano più spazi per i musicisti che non siano i pub dove la gente beve, mangia e non gliene porta assolutamente niente, quindi apprezzare la musica. Molte cose cambieranno, è un cambiamento drastico. È un periodo in cui tante cose spariranno, ce ne saranno di nuove, tante nuove opportunità. Come lo vedi il Liberi Tutti? Di ciò, il Liberi Tutti, come lo vedo? Deve esserci, ci deve essere, la gente lo deve capire. Certo, avremo, come è successo una settimana fa, quel signore sull'autobus che è stato invitato a rispettare le regole, ha dato un pugno all'autista. Al conducente. Ho capito, che dobbiamo fare? Li ammazziamo tutti, non li possiamo ammazzare, lo capiranno, speriamo. Che speriamo. Dobbiamo fare? Abbiamo pene peggiori. Che cosa devi fare tu contro la politica che ha rubato? Che hai fatto fino ad ora? Certo, il paragone non regge, chiaramente. Però, diciamo, sono eventi, devi confidare nel buon senso delle persone. Allora, Mario Caminita, mandiamo un messaggio a tutti quelli che ci stanno vedendo in questo momento, ma principalmente a chi ci governa. Buon senso, rispetto delle parti e competenza. Presidente, assessore, dirigenti e funzionari, se non capite una mazza di determinati argomenti, come già il governo centrale ha dimostrato dimenticandosi categorie che per loro esistevano, l'altro giorno in radio ha scritto uno, ma qualcosa sui giostrai si sa, i giostrai vanno dalla giostra che calcio in culo a Gardaland, sono stati tenuti in considerazione? No, non si sa niente. Quindi competenza, la competenza te la dà chi fa questo lavoro, che non è, con tutto il rispetto, il putiario, è gente che magari investe milioni di euro, gente che fattura, gente che dà da lavoro a centinaia di persone, gente che fa muovere l'economia. Quindi la logica della politica, di chiamare il consulente perché è tuo cugino, storia vecchia dell'Italia, la dovete finire! Basta. Grazie Mario. Claudio Bica, imprenditore, titolare di ristoranti. Le preoccupazioni per un ristoratore quali sono, a parte le distanze di sicurezza? Intanto la prima preoccupazione, i clienti frequenteranno, pedoneranno di nuovo i nostri punti vendita. Io ritengo che, diciamo, la popolazione si divide sostanzialmente in due parti. Chi ha paura
chi ha paura, che quindi c'è tanta gente che so che conosco che è rimasta chiusa a casa, e l'altro 50%, penso che sia forse più del 50%, invece ha cominciato a affrontare, ha cominciato a uscire, a godersi un pochettino la vita, pur rispettando quelle che sono le indicazioni per una propria e altrui sicurezza. Le regole per una propria e altrui sicurezza, per evitare e ridurre la possibilità di contagio. Quindi se fosse un 50% sarebbe già sufficiente, perché quello di cui abbiamo bisogno è che la gente ritorni, per quanto ci riguarda, la sera ad andare in giro per la città, perché la sera dopo le 8 è un deserto, ci sono solamente rider e forze dell'ordine. Esatto. E a proposito delle forze dell'ordine, secondo te ci saranno tutti questi controlli oppure piano piano la situazione si normalizzerà? Ma io ritengo che all'inizio ci saranno tanti controlli. Le disposizioni sono tante e sono anche complicate, sono anche difficili da mettere in pratica. I ristoranti diventeranno, non dico come, ma quasi come delle sale chirurgiche. Sarà difficile. Asettiche, la nuova normativa interna è molto, molto, molto impegnativa. Ci sono molti più documenti da fare, schede, però hanno l'ottica quella dell'igiene e della pulizia, quindi per noi è un miglioramento sotto questo punto di vista. 2 anni fa avevo pensato di mettere su un sistema che mi potesse fare raccogliere i clienti direttamente con un sistema informatico. L'avevo sempre messo da parte, ci sono riuscito in 10 giorni, per cui da noi i clienti potranno venire, ordinare direttamente con i loro cellulari o device, un sistema informatico, fare gli ordini. Questo chiaramente all'inizio sarà un po' più difficile, perché la gente non è abituata a utilizzare questi strumenti, che all'estero invece sono ormai molto utilizzati, e questo ci consentirà di essere più veloci nel poter noi produrre il nostro servizio ed essere più veloce anche nella rotazione del tavolo e ridurre anche i contatti, che nella prima fase sarà la cosa più importante. Il cameriere avrà solo la funzione di runner dalla cucina al tavolo. Esatto. Bene. Quindi diciamo riduciamo quello che è il rischio del trasferimento ipotetico, mi sembra quello dobbiamo assolutamente evitare. Ordine e pulizia, ma soprattutto servizio, e potrà essere anche un beneficio per il futuro. Io mi immagino oggi le spiagge, le discoteche non ho bisogno del servizio a bancone. Con un'app del genere io l'ordino al mio telefonino, mi arriva direttamente sul mio lettino. Ottima idea, grazie Claudio. Ok. Daniele Di Gregoli, DJ ma anche organizzatore di eventi. Dico DJ perché voglio dire, adesso magari c'è la passione, ogni tanto stai dietro la console, ma sei nato facendo il DJ, io mi ricordo benissimo. DJ giusto per offendere la classe dei DJ, però definirmi DJ onestamente non sarebbe corretto nei confronti dei DJ. Vabbè, però tieni conto che in questo momento i tanti DJ che ci sono e che non sono DJ o nati DJ, ma che si mettono dietro la console anche per passione, per divertimento, è un modo di vivere la vita allegramente, penso ormai. Però noi che sappiamo cosa significa essere DJ, quindi posso dire che siccome conosco il mondo, il macro mondo dei disc jockey, della musica, per come si è evoluta, io ahimè sono rimasto ancorato in un sistema musicale obsoleto, che comunque ritorna perché vediamo il vinile rimane sempre in voga, comunque i suoni elettronici, tutto quello che riguarda i filtri, per me è un mondo sconosciuto. Questo fenomeno coronavirus secondo te rimarrà nel tempo o no? Come ricordo? Come ricordo sicuramente sì, ha scritto una pagina della storia mondiale per le vittime che ne usciranno dal problema economico che scaturisce proprio dal fatto che si è bloccata l'economia mondiale, a livello globale si è bloccato. E il problema non è chiaramente oggi, perché se si fosse ridotto tutto ai 2 o 3 mesi nel quale si è bloccato il sistema, amen, ci facciamo una ragione, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Qui il problema è che ancora ad oggi non abbiamo idea di cosa ci succede. Non abbiamo soluzioni, tra l'altro. Non abbiamo soluzioni e noi che facciamo parte di questo segmento di operatori del settore del divertimento, chiaramente siamo quelli probabilmente a soffrirne di più. Io mi ricordo che prima della chiusura del lockdown
feci un aperitivo. In questo aperitivo c'è una diretta Facebook dove abbracciavo e baciavo tutti. Perché chiaramente questo? Perché il messaggio e la comunicazione di un sistema di comunicazione nazionale, tutti i primi nostri politici, passava l'idea: continuate a vivere, certo, la cosa è sotto controllo, ma non c'è assolutamente problema. Quindi io il primo, sì, abbracciamoci. Questo chiaramente, se è protratto in un secondo, in una fase 2, in una fase 3, in una fase 4, se c'è la ricaduta, siamo diventa un problema. Diventa un problema. Poi saremo noi a dire: guarda, è colpa tua perché hai sottovalutato il problema, non sei stato a casa, non ti sei messa la mascherina, e apri il cielo. Però noi che facciamo questo lavoro da sempre, quanti anni ci conosciamo? Parecchio. Non lo diciamo. Non siamo abbastanza giovani, però eravamo già adolescenti quando ci frequentavamo con Daniele. E dico noi che viviamo in questo mondo, non possiamo essere pessimisti, dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo pensare sempre in un futuro migliore, e quindi dobbiamo mandare questo messaggio alle persone che in questo momento ci stanno guardando, dicendo: tranquilli, state calmi, c'è andrà Moliziotto. Tutto bene, c'è Daniele Di Greco. Grazie Dani, ciao, bocca al lupo a tutti, ciao. Renato Randazzo, organizzatore, direttore artistico e creatore di eventi importanti nella nostra città. Renato, cosa faremo noi direttori artistici? È bella domanda, questa è una domanda veramente bella. Già. Cosa faremo? Intanto mi auguro in una ripresa più breve possibile. Chiaramente la situazione non è facile, c'è molto scetticismo sul nostro settore. Perché comunque il nostro settore è visto come il ballo, il divertimento, lo sballo, eccetera. Chiaramente ci sono dietro aziende, ci sono persone che lavorano, tantissime persone che lavorano, non lo dico io, abbiamo detto un po' tutti, numeri e statistiche, però ahimè, mi sa che per ora, secondo me quest'estate, fino ad ora andremo al mare. No, parliamo invece dei musicisti. Tu fai tanti eventi in cui utilizzi proprio gli artisti che suonano live. Ma come farà un trio a esibirsi? Cioè, di solito loro stanno vicini, e adesso come mettiamo? Ancora il trio riesce forse a mantenere le distanze. Un quintetto? Un quintetto diventa complicato. Ci vuole un palco. Già. 10 metri. E quindi una soluzione, dai, come faresti tu? Sicuramente non suoneranno. Sicuramente non suoneranno poco. Anche per una questione di costi, perché comunque oggi un club, un locale che prende un live di 5 elementi, non avendo gli stessi introiti che aveva una volta, non potrà più giustificare anche questi costi. Quindi chiaro, anche questo è un aspetto dove il gestore, il proprietario dovrà anche tenere. Quindi largo ai solisti. Quindi o sono tutti Phil Collins, eccetera, oppure... Siamo a mare come il sport. Purtroppo, a meno che insomma non fanno soltanto musica strumentale, però poi diventa un attimino un po'. Guarda Alessandra, la parola chiave in questo momento è proprio adeguamento. Adeguamento. Ahimè, in maniera drastica, in maniera non voluta, però sarà questo. Come hai vissuto la quarantena, Renato? Ma a casa... per noi è ancora più dura, perché comunque abituati a stare sempre in mezzo alla gente, telefonate, appuntamenti, programmazioni. Più eventi della stessa sera, brava, no? Brava. Vai da una parte all'altra. Niente. Il silenzio di casa ti piace, sta bene, certo, ci purifica un po'. 2 mesi è un po' pesante. Però 2 mesi è magari di più. E quindi fateci lavorare. Grazie. Ripartenza non è solamente ripartenza dei locali notturni, discoteche, pub e wine bar, ma è anche ripartenza per cinema e teatri, le produzioni cinematografiche, le produzioni teatrali. Salvo Cuccia, regista. Con te voglio parlare proprio di questo problema, tra virgolette, ma del fatto che la maestranza sulle produzioni cinematografiche e teatrali, come noi, in questo momento sono ferme. Sì, fatto senza precedenti, come sappiamo, e quindi non c'era una letteratura in merito, quindi tutto si va a tentoni anche in questo campo, e purtroppo con grandissimi problemi per tutta la fascia
per tutti quelli che lavorano nell'ambito del cinema e del teatro, perché insomma la gente che lavora nell'ambito delle produzioni, che si sono fermate, soprattutto le fiction, sono quelle che hanno più budget, no? Cioè che lavorano con grandi budget, e tutto fermo, e quindi è attualmente un grande problema per molti lavoratori. Per dare un'idea agli amici a casa, in una produzione cinematografica o teatrale, quante persone, la maestranza, un numero, dammi un numero di lavoratori che sono impegnati. Un set cinematografico. Ma centinaia di persone per volta. Centinaia di persone per volta. Oltre gli attori, logicamente. Oltre a tutto il resto, quindi praticamente dai 50 a 100 persone, ma anche di più, insomma, ogni volta. Per cui si tratta di grandi numeri. Se parlami di questo progetto che è stata parte integrante della tua quarantena. Sì, mi ha chiamato un giorno Roberto Masi e mi ha proposto questo brano che aveva musicato, diciamo, messo la musica su una poesia scritta da un pugile poeta inglese, un po' me l'aveva conosciuto tramite un'amica sua, Maria Teresa Lavicata, che abita a Londra da diversi anni, è un avvocato, e che gli ha proposto questa cosa, ha messo in contatto David Mendes, pugile, con lui e poi anche con me. A me è piaciuto molto perché lui ha fatto una cronaca poetica dei giorni del Covid, non era una cosa, la solita cosa affettata o retorica, ti diceva le cose anche in maniera un po' dura, come un rapper, e ci ha mandato questa registrazione sua in cui lui semplicemente recita, perché è un pugile, non è un rapper, un musicista, un cantante, quindi era molto semplice. Io ho fatto un lavoro di collazionamento, nel senso ho preso da internet, da YouTube, dal web, insomma, tutte le immagini, e le ho messe insieme dichiarandole logicamente, certo. Ed era l'unico modo per fare questa cosa qui, e realizzando un prodotto, diciamo, asciutto, nel senso ti dà un'idea di questo periodo. Da qui nasce anche l'idea di continuare un gruppo aperto di volta in volta, lanciando attraverso un linguaggio semplice, immediato, che è quello del videoclip, la musica, le immagini e le parole, di lanciare determinate problematiche di oggi temi importantissimi, certo. Senza sbavare, e prendendole semplicemente collazionando dalla rete. Bel lavoro. Allora, intanto ti ringrazio e guardiamo un breve momento di questo video. Sì. It's almost seemed like a science fiction. This gigantic city with empty streets. That's what the city was becoming. We just come through Hong Kong Airport. We've just seen the temperature check we've been holding. Special devices designed to detect. The next day on the 23rd, the government came out and said, the people of Wuhan, you cannot leave. Millions of residents are simply trapped. We're working every dread day that is given us. Feeling like the person people meet, really. Goodbye, my friends. Goodbye, world. I'll see you in the next life.